Ciao ragazze, allora sono tornata con un nuovo video. Questo sarà un video tag che ho visto da Eleonora che ha fatto in collaborazione con altre ragazze ed è cosa vi consiglio per quest'inverno. C'è da indicare varie categorie di prodotto, sia prodotti viso, occhi, labbra, prodotti per la cura del corpo e capelli che vi consiglio per quest'inverno. Mi è piaciuto tanto e ho deciso di girarlo anch'io. Mi dispiace che non potrò mettere il video risposta sotto il video di Ele, però te l'ho scritto, insomma, che l'avrei girato ed eccomi qui. Allora inizio subito, non mi voglio perdere in chiacchiere. Per quanto riguarda la base, inizio dal fondotinta BB Cream. Vi consiglio sempre, allora vi do l'opzione di tre prodotti. Allora, per i fondotinta vi consiglio sempre il fondotinta della Rimmel Wake Me Up, ve ne ho già parlato. Mi piace tantissimo, è un fondotinta illuminante, ha un'ottima coprenza ed è uno tra i fondotinta che ho ricomprato per la seconda volta ed è difficile perché davvero mi piace come si comporta sul viso, è un fondotinta idratante e dà una buona luce all'incarnato. Ve lo straconsiglio, ha una protezione SPF 15 e il mio è nella tonalità 203 True Beige. In alternativa, sia per le ragazze più giovani o per le ragazze che non amano molto i fondotinta e vogliono mantenersi su un look fresco e naturale, quindi non vogliono molta coprenza, vi consiglio queste due BB cream. Questa qui è più economica rispetto a questa qui della Midas, che costa intorno a 20 euro sul sito della Midas, ma è davvero buona. Tra le due, ovviamente, non c'è paragone. Tra l'altro, la Midas è una casa biologica. Il packaging è studiato al rispetto dell'ambiente, quindi con materiali riciclabili e il prodotto è bio. Però devo dire la verità, provandola mi sono reso conto che è davvero un'ottima BB cream che sicuramente andrei a ricomprare, anche se costa un pochettino in più. È la migliore BB cream che ho provato finora. La mia è nella bronzo lucido, comunque già ve ne ho parlato nei prodotti top dell'ultimo periodo, e questa qui ve ne ho parlato nel video haul, quindi non mi prolungo più di tanto. E la mia nella tonalità media, è un'ottima BB cream e in questo periodo sta in offerta da Acquasapone a 4,99 euro, quindi un ottimo prezzo, a metà prezzo insomma. Questi qui per quanto riguarda i fondotinta. Per quanto riguarda i correttori, vi consiglio questi due correttori, cioè sono tutti e due più o meno low cost. Questo è proprio low cost, secondo me batte il record per quanto riguarda il prezzo, ovvero 2 euro, ed è 9 ml di prodotto ed ha una scadenza di 6 mesi. Il mio è nella tonalità 02, già ve l'ho mostrato nel video di acquisti, mi piace molto, ha un'ottima coprenza ed ha una punta di aranciato all'interno, sopra la tonalità 02, che copre al meglio, insomma, l'occhiaia. Questo qui sempre ve l'ho fatto vedere nei prodotti top ed è il correttore di Deborah 24 ore Perfect. Da questa pone ha un costo intorno ai 7 euro e c'è, vi dico subito, a 12 mesi di scadenza, e il mio è nella tonalità 04. Questa qui è un correttore stick, copre benissimo, idrata, non secca il contorno occhi, quindi davvero buonissimo. Però non vi so dire, insomma, essendo un tester, il quantitativo di prodotto al suo interno. Comunque ve lo straconsiglio perché è davvero un'ottima coprenza, non è un correttore pastoso e soprattutto non secca il contorno occhi, che crea tipo quelle lineette antiestetiche. Poi, per quanto riguarda sempre come base, vi faccio vedere i vari primer. Come primer viso vi consiglio il Prime and Fine di Catrice. Ovviamente ve lo consiglio se vi occorre, insomma, per una serata particolare, perché il prodotto è silicone proprio allo stato puro e già per le ragazze che hanno una pelle problematica, tipo con qualche brufoletto o imperfezione, non è il massimo, insomma, applicarlo quotidianamente. E mentre vi consiglio come sempre le Love Stage di Essence per quanto riguarda il primer occhi, che è davvero buonissimo ed ha un costo bassissimo, intorno ai 3 euro. E tra l'altro questo qui, come ben sapete, copre anche tutte le discromie della palpebra. Poi, per quanto riguarda la terra, vi faccio vedere sempre questa qui della New York Color fino a vomitare. Ha un costo di 4,90 euro,
la stradoro, non mi dilungo più di tanto perché già ve ne ho parlato fino a vomitare. Poi, per quanto riguarda i blush, ve ne faccio vedere tre che adoro, insomma, per il periodo invernale. Secondo me hanno un colore, insomma, proprio perfetto per l'inverno. E vi faccio vedere questo qui della Beauty UK ed è il numero 4 Orange. Questo qui l'ho pagato un euro al Cosmoprof, però sul sito lo potete trovare intorno alle 3 sterline e qualcosa, perché sul sito io ho comprato l'altro che è il rose e tiene tutti i colori praticamente sul rosa ed è bellissimo, molto molto bello. E tra l'altro potete anche scegliere la combo di colori, perché come potete vedere ha varie tipologie di colore, quindi voi col pennello potete prelevare quello che più preferite. Non ve lo swatcho perché ve l'ho fatto vedere già nel video dei prodotti che ci fanno sentire più gnocche. Lo stesso vale per questo qui della H&M, che se lo trovate è qualcosa di fantastico. Questo blush ha proprio dei colori invernali, infatti si chiama Autumn Flower, cioè questo rosso borgogna e questo colore illuminante rosa. È davvero molto molto bello. Un altro blush che sto adorando ed è qualcosa di fantastico, e se ce l'avete rispolveratelo dalla vostra collezione di trucchi, perché questo qui è un'edizione limitata di Catrice ed è dell'edizione Glamazona. È fantastico, ha un colore bellissimo, sembra che non l'ho mai utilizzato, ma perché ne basta davvero pochissimo e l'ho appena sfiorato. È qualcosa di fantastico. Poi, una volta sfumato, dà un bellissimo effetto sano al viso che mi piace tantissimo. E anche il colore io lo considero abbastanza invernale, questo viola fucsia scuro, molto molto bello. E un altro blush che mi piace moltissimo e che ho strautilizzato è il blush di Mua, lo Shade 6, che è questo marroncino con perlescenze oro. Ovviamente la luce non rende niente, però vi assicuro che ha delle perlescenze oro. Vedete? È qualcosa di bellissimo. Aspettate che prendo la lampada che sta qua per terra. Noccia. Comunque ha tutte perlescenze oro, fidatevi. Io ci rinuncio per quanto riguarda la luce. Il sole già è andato via e sono le 6. Comunque, bellissimo. Questo qui ho avuto la fortuna, insomma, di comprarlo al Cosmoprof per soli 1 euro. Sul sito costa una sterlina ed è bellissimo, infatti, cioè, l'ho utilizzato a tal punto che si è cancellata pure la scritta. Proprio bello, bello, bello. Poi, per quanto riguarda gli occhi, vi faccio vedere. Allora, la matita nera, che troviamo insomma nella categoria, e ho comprato l'altro giorno questa qui che vi ho fatto vedere nel video degli acquisti. Mi piace molto perché è un bel nero intenso e super scrivente. Vedete? Molto molto bella, è un tratto morbido, la mina è morbida. Io la utilizzo anche come eyeliner ed è davvero fantastico. C'ha dall'altra parte lo sfumino e ha un costo, l'ho trovato in offerta a 3 euro. Da Clalou, insomma, nel quartiere dove abito, il solito negozietto dove vado, è proprio molto molto buona. Ho anche un rossetto di questa marca ed è proprio per questo che l'ho comprata. Poi, per quanto riguarda gli occhi, come liner vi straconsiglio questo qui di Essence, ma se non lo trovate, sto utilizzando moltissimo quello lì liquido della Splash Cosmetics, e quello lì è facilmente reperibile anche su internet, su qualche sito tedesco. Al limite vi lascio giù nell'info box il link dove parlo dei prodotti della Splash Cosmetics, che sempre nell'info box di quel video vi ho messo il link di un sito tedesco dove vendono tutta la linea della Splash, che è una marca americana. Poi, per quanto riguarda le palette, vi consiglio questi due in particolare, sono di Sleek, e sono la Storm di Sleek e la Sparkle 2 di Sleek, che tra l'altro ho visto che, anche se è un'edizione limitata, sul sito della Sleek vera e proprio c'è, e ve la straconsiglio. Allora, inizio con la Storm, che fa parte della linea classica, e come potete vedere ha tutti... Mannaccia, caduto il pennellino. Vabbè, dopo lo recupero. Ha tutti i colori metallizzati, questa qui. Mi dispiace che non si vede niente.
vedete? Ha tutti i colori metallizzati, che vanno dal borgogna al nero, marrone, blu, verde, grigio, questo illuminante qui, oro, rosa, davvero un'ottima palette. Tra l'altro rispecchia moltissimo, scusate, recupero il caspitiello, rispecchia moltissimo la moda degli ombretti metallizzati che sta andando tanto di moda, insomma, quest'anno. Ha un costo di 10 euro, 9,90 euro, e ve la straconsiglio. Ed è stata una delle prime palette che ho comprato. Cioè, sto perdendo tutto praticamente. E io conservo anche le plastichine delle palette per mantenere al meglio, insomma, il prodotto. Secondo solo. Poi vi faccio vedere la Sparkle 2 di Sleek, che come vi ho detto ho visto solo sul sito della Sleek, e questi sono i colori. Come potete vedere, anche questi qua sono tutti glitterati, molto molto belli. Ve l'ho fatto vedere fino alla nausea l'anno scorso. E ha dei colori molto belli, molto particolari. Oh, molti sono glitterati, ma una volta sfumati non si vede. E sono proprio prettamente invernali, secondo me, come colori. Molto, molto belli. Quindi ve la straconsiglio. È lo stesso, questa qui ha un costo di 10 euro, poco più. Se non sbaglio, quella in edizione limitata sul sito di Sleek costano un pochettino in più, ma niente di sconvolgente. Poi, per quanto riguarda i mascara, ve ne voglio proporre tre. Allora, due sono nella fascia, insomma, un po' più. Questo è low cost proprio, costa tipo 3 euro ed è le Love Extreme che tutte voi, insomma, avete. Chiunque ne ha uno ed è buonissimo ed è quello che ho indosso. Poi c'ho questo qui del Pupa Vamp, che lo potete trovare spesso in offerta intorno ai 9 euro, 8 euro, dipende dove lo acquistate. Io l'ho preso con il coupon Tutte Pazze per Pupa a 5 euro, quindi un'ottima offerta. Ed è il 100, quello lì nero. E ve lo straconsiglio perché è davvero, fa un effetto ciglia finte fantastico. E potete fare tipo 3-4 passate di questo mascara. E le vostre ciglia sono sempre morbide. E un altro che mi ha stupito tantissimo è questo qui della Maybelline che mi ha mandato Mara, ed è il Vibra Perfection. Ovvero qui sopra basta pigiare e una volta che voi andate ad applicare praticamente il mascara, vibra. È davvero bellissimo l'effetto. Lo scovolino è in silicone rispetto agli altri due che è normale. Ed è bellissimo perché separa molto le ciglia, poi con questo fatto che vibra vi permette di allungarle tantissimo. È davvero molto particolare come prodotto, io non sapevo neanche dell'esistenza di questo mascara, quindi io ringrazio Mara, ti mando un forte bacio, amore. È davvero bellissimo. Ha una scadenza di 6 mesi e questo qui è 6,5 ml di prodotto ed è della Maybelline. Si chiama Vibra Perfection Multi Effect Vibrating Mascara. Molto molto bello. Quindi questi tre mascara. Poi, per quanto riguarda i prodotti labbra, vi faccio vedere tre prodotti, ovvero vi consiglio tantissimo gli Stay Matte di Essence. Utilizzo moltissimo io lo 01 e il Velvet Rose, che mi piace tantissimo. E il segreto per non fare la lineetta praticamente è metterne davvero pochissimo, farne asciugare e fare un'altra passata, però davvero prelevare il prodotto poco per volta, perché comunque lo scovolino, come potete vedere, preleva tanto prodotto, quindi dovete stare attente voi a applicarlo. E questo qui che è lo 02 Smooth Berry, che insomma è il classico fucsia che ho visto in tanti video di tante ragazze, perché è davvero un bellissimo colore. Poi, per quanto riguarda i rossetti, io vi consiglio come colore invernale questo qui, è della Tribal Summer, però l'ho visto anche nell'edizione, nella linea base che ha fatto Essence quest'anno. Questo qui è lo 01 Rock, NA Rock, NA Rock, non so come si dice, ed è tipo un borgogna, molto molto bello. È super scrivente.
Bellissimo, e comunque lo trovate anche nella linea permanente. Se non sbaglio, leggermente più scuro, leggermente più chiaro. Quindi consigliatissimo. Un secondo, ragazzi, che vedo che è al cellulare, perché non so se me ne siete accorte. Non vorrei che il mio fidanzato praticamente mi sta aspettando sotto, che dobbiamo andare a comprare le scarpe. Infatti, mi sa che vi posterò la foto degli acquisti. Ah, sta giù, praticamente. Io sto girando il video. Vabbè. Comunque, allora, cerco di sbrigarmi. Peccato, gli ho dato l'appuntamento alle 6, sono le 6:27 e sto ancora girando il video. Poi, dopo, insomma, i prodotti viso, vi faccio i prodotti labbra, vi faccio vedere i prodotti per la cura del viso e io utilizzo come crema viso questa qui della Xea Beauty, che è la crema normalizzante super idratante. La utilizzo sia come crema, insomma, per il mio viso perché previene anche le varie imperfezioni, ma anche come base trucco la trovo molto molto valida ed è davvero buonissima. È senza parabeni e senza colorante ed è una crema super idratante e normalizzante. Fantastica. Poi, per quanto riguarda le creme corpo, mi piace tantissimo il periodo invernale, questa qui della Yves Rocher, ed è alla vaniglia e al limone. La comprai l'anno scorso alla Yves Rocher per soli 1 euro, perché non lo so, se compravo delle cose potevo avere per 1 euro questa crema qui, e quindi ho preso questa qui ed è buonissima, e faceva parte di una collezione natalizia, secondo me, a giudicare dal packaging, ed è davvero fantastica. In estate non la utilizzo perché è abbastanza pesante sul corpo, comunque la vaniglia è una fragranza abbastanza pesante e preferisco utilizzarla in inverno. Come ultimo prodotto vi faccio vedere il mio salvavita, sia per i capelli sporchi e zozzosi, sia perché voglio, insomma, fare la piastra, insomma, rendere i capelli belli lisci. Allora, questo qui praticamente è il Sun Silk Co-Creation della Yuko Yamashita, quella che fanno anche la pubblicità. È un prodotto da supermercato, niente di particolare, ed è della linea Liscio Perfetto. Allora, per quanto riguarda i capelli zozzi e cioè sporchi, questo qui praticamente lo utilizzo quando i miei capelli fanno schifo, non ho modo di lavarli, magari, che ne so, giustamente essendo sporchi puzzano, utilizzo questa crema che praticamente ha capelli insomma asciutti, la metto un pochettino per i capelli e praticamente rilascia un odore paradisiaco, sembra come che se vi siete fatti lo shampoo e rende i capelli anche morbidi e non li fa più sporchi di quelli che sono, non lo so, è fantastico questo prodotto, ho fatto tipo questa scoperta, infatti quando sono disperata i capelli sono sporchi e non ho tempo di lavarmi utilizzo questo prodotto magico e sia e prima della piastra utilizzo questo in modo tale che i capelli sono belli lisci e insomma la piastra esce meglio. Non li guardate mo' che li ho legati, fatti uno schifo, però vi assicuro che sabato, cioè ieri, stavano benissimo, quindi davvero fantastici. E niente ragazze, io vi mando un forte bacio, spero che questo video tag vi piace, io ringrazio Eleonora perché ha davvero delle idee fantastiche. Fammi sapere le cosa ne pensi, fatemi sapere voi cosa ne pensate dei prodotti che vi ho consigliato, se avete qualcosa che vi ho fatto vedere, come vi siete trovate. E niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video, ragazze. Ciao!